Benvenuti a DestTG, ecco le notizie di oggi. Bruxelles, dopo innumerevoli richiami, la Commissione europea per l'ambiente sanziona l'Italia per non aver regolarizzato la situazione delle discariche con una multa che ammonta a 56 milioni di euro. Fossano, provincia di Cuneo. Un comune italiano entra nel Guinness dei primati con la scultura a tema ecologico più grande del mondo. Si tratta di una riproduzione del Monviso realizzata con 120.000 sacchetti di plastica. Roma, tempi duri per tabagisti e masticatori di gomme. La Commissione Ambiente, valutato l'impatto ecologico, ha messo a punto una proposta di legge che sanzionerebbe chi butta a terra cicche e sigarette con multe fino a 500 euro. Siena. Va a questa provincia toscana il premio delle Nazioni Unite per l'ambiente grazie al progetto Siena Carbon Free, che è stato scelto tra 150 proposte internazionali arrivate da ben 40 paesi diversi. Fili, c'è una mosca. Ah, ci penso io. La mosca? Dov'è? Dov'è la mosca? Stecchita, sarà per terra da qualche parte, morta, andata. Stecchita? Stecchita, ma certo. Ma bastava aprire una finestra e scacciarla, no? Oh, povera! No, oh, Filippa, su, cosa ho fatto? Insomma, un gesto, un piccolo gesto, prum, fum, andata. Ma ti rendi conto? Allora, hai ucciso un animale, hai inquinato la nostra casa e hai messo anche gas serra nell'atmosfera, questo è grave. Sì, vabbè, detto così sembra che ho fatto un piccolo gesto efficace, veloce, stiamo in trasmissione, dobbiamo andare avanti. La mostra che disturbava, via. Ma guarda, questo è il punto, no? Essere ecologici non è più un vezzo, è una necessità. Ci vuole qualche attenzione, qualche rinuncia in più, però finché non lo faranno tutti, il nostro pianeta non sarà al sicuro. Quindi hai, mi raccomando. Ragione. Ha ragione Filippa, è verissimo. Piccoli gesti possono salvare il mondo e il 60% degli italiani è d'accordo con te. È d'accordo con te. Attentissimi siamo, alcuni, insomma, siamo molto attenti alle tematiche dell'ambiente. Questo è fantastico. Beh, voi in Svezia siete avanti, no? Siete molto. No, non siamo avanti, assolutamente. È una cosa naturale curare l'ambiente da noi e c'è anche un piano dello sviluppo energetico che prevede la totale indipendenza dal petrolio entro 40 anni. Tutte tematiche che piaceranno moltissimo al nostro ospite di oggi, conosciuto dal grande pubblico come musicista, come cantante, come cantautore, il Piotta Tommaso Zanello, ma virtuoso dell'ambiente. Sarà sì, qui in questa veste. Sì, 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 non vedo l'ora di parlare con lui e sentiamo anche l'opinione di Paola Maugeri, la storica VJ conduttrice che è diventata una guru della vita a impatto zero. Ma prima, visto che io sono una persona coerente, voglio mettermi in gioco in prima persona. E quindi, se è vero che per essere green ci vuole qualche rinuncia, vorrei dimostrare che ci si può divertire anche tantissimo. Quindi, la mia giornata green. Cercherò di salvare la mosca. Prendi appunti, mi raccomando. La mosca. Avete a cuore le sorti del pianeta? Allora, ogni giorno può essere un vero e proprio evento. Sta a voi decidere. Basta darsi qualche piccola regola. Forse non lo sapete, ma nel 2011 in Italia il numero di bici ha superato quelle delle automobili. Incoraggiante, no? E allora inforcate una bella bici e godetevi gli spostamenti in città. Non perderete tempo perché non dovete cercare parcheggio, non sarete imbottigliati nel traffico, non dovete neanche fermarvi per far benzina. È inutile aggiungerlo, il moto fa molto, ma molto bene. Se le distanze sono troppo lunghe e avete troppo poco tempo, ovviamente potete prendere i mezzi. Se dovete fare compere, allora portate con voi una shopping bag riciclabile. Per esempio questa ha fatto mia mamma, così penso anche a lei quando vado in giro. Avete in casa qualche oggetto, vestito, in buono stato che non vi interessano più? O forse qualche regalo di Natale da riciclare? Allora andate a uno swap party. Permesso? Ciao! Ciao, 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 ciao! Ciao.
Le sue parti sono nate nei salotti chic di Manhattan, sono ritrovi per scambisti, ma non come pensate voi, sono delle riunioni di persone che hanno qualcosa da scambiare, perché si calcola che oltre il 60% di ciò che buttiamo possa diventare una risorsa. Una delle tendenze che sta prendendo piede è quella degli aperitivi ecologici. Sì, perché anche l'aperitivo, uno dei riti più frivoli, può essere sostenibile. In questa locale, a Milano, l'acqua che viene servita è quella del rubinetto. Il piattino che prendi lo tieni per tutta la sera, i tovaglioli sono di carta riciclata, i rifiuti vengono differenziati con cura e ça va sans dire, il buffet è ovviamente a chilometro zero. Grazie. Per sensibilizzare le persone, su ogni tavolo c'è una piccola guida su come vivere bene la tua vita green. Eccola qua. C'è ancora qualcuno che pensa che per vivere una vita green si debba fare una vita di rinunce? Vabbè, a qualcosa si deve pur rinunciare. Però la vita green non è sicuramente una vita triste. No. Come Ricarina Filippa pedalando per Milano. Grazie, bello. Grazie, ma non dobbiamo ovviamente parlare di me. Bellezza soltanto, in bicicletta, sì, una canzone bella. Grazie, vorrei solo ricordare che abbiamo sempre una scelta. Puoi scegliere di usare l'automobile o puoi scegliere di usare la bici. E io ho scelto di usare la bici. A Roma la bici non è facilissima, ma insomma c'è un romano più romano più di me. Più siamo, meglio sarà e la sicurezza sarà migliore e maggiore. Però non parliamo di me, parliamo con il nostro ospite che ci ha raggiunto nel Loft Daz Italia, il mitico Piotta. Ciao Tommaso, ciao. Come stai? Ciao, bene, Tommaso. Voi come state? Ciao, molto bene, grazie. Parliamo di smaltimento anche oggi, di differenziata. Piotta, te lo porti ancora? Non l'ho differenziato. C'è Tommaso e c'è Piotta, diciamo che Piotta è contenuto dentro all'involucro Tommaso, cioè è soprattutto il nome con cui, il soprannome con cui mi hanno conosciuto i più, perché cominciando con l'hip hop, con appunto del supercafone, l'hip hop, ma noi siamo qui per parlare, perché sei uno dei testimonial di Greenpeace. Il che è impegnativo e mi riempie anche di orgoglio, cerco di farlo al meglio e visti e considerando i tempi che viviamo è una cosa importante e appunto dove bisogna pesare bene le parole, le cose da dire. Pesiamo bene le parole. E intanto noi le parole, le prime che andiamo a cercare, le andiamo a cercare quelle cantate, visto che il suo mestiere lo fa così bene. Mai, no? Proprio per Greenpeace. Filippa, prego. Come volete, ma già lo so, non vi arrenderete, aggiusterete il tiro e sparerete, ma sarà il passo falso che farete, mi rialzo e sputo sulle ferite, tu baci l'anello di mille padrini, tu testi le lodi di loro, io l'odio, licenziati perché non vi credo. Allora, per fortuna quella del nucleare è stato un referendum votato e in Italia non c'è, però quella che mi preoccupa molto sono le piccoli gesti quotidiani, no? Di ricordarsi di spegnere la luce, non far scorrere l'acqua mentre lava i denti, insomma abbassare il riscaldamento. Sembra che per gli italiani sia veramente un gesto difficile, un impegno troppo impegnativo, però se continuiamo a usare così le nostre risorse nel 2050 avremo bisogno di 3 pianeti per il fabbisogno di energia. Quindi com'è possibile che non riusciamo a imparare che non dobbiamo sprecare le nostre risorse? Ma sicuramente è importante, sta anche molto alle nuove generazioni e quindi a, per esempio alle scuole, no? Tante cose io anche le ho imparate un po' come se fosse un gioco e poi però ti resta in testa quando sei piccolo, con molte iniziative anche apparentemente solo giocose che poi appunto riescono invece a mandare un messaggio più alto e più forte. E sicuramente stiamo crescendo in una certa direzione, siamo ancora un po' lontani da alcuni popoli nord europei, visto che ti ho davanti, sicuramente abbiamo tanto da imparare. È anche vero che non sempre è solo colpa del cittadino, c'è cioè anche le istituzioni che poi alla fine insomma
siamo noi stessi, cioè le vede sempre uno come una cosa esterna, ma poi ci sono persone dentro che... Il quotidiano siamo noi, la politica siamo noi, il sociale siamo noi, è il nostro rapporto con i gesti. Tu prima dicevi i bambini nelle scuole, sì, il gioco, che è un po' quello che fai con la musica, appunto il brano che abbiamo ascoltato è una maniera giocosa, divertente, per passare un messaggio. Altri messaggi. Sì, mi piace sempre, ho sempre usato un po' una doppia lettura. Negli ultimi brani, dagli ultimi due dischi, è molto più diretto il taglio sociale e politico, accompagnato anche da un suono più rock e aggressivo che accompagna queste parole. In questo caso, comunque, ecco, è un pezzo che si può ballare, pogare, panchettone, e... però comunque c'è questo ipotetico ultimo giorno di Roma ed è uscì in occasione del referendum contro il nucleare, certo. C'era nucleare, acqua e il tema della giustizia, e insieme a Greenpeace che supportò il video, io supportai con la mia presenza e non solo io, insomma, ma tanti altri colleghi, le iniziative di Greenpeace che sono sempre lodevoli e tra l'altro molto attente a livello scientifico, no? Perché sì, poi e è facile. Anche la comunicazione è fatta bene, sì, che anche sì. Quello è molto importante quando la scienza riesce a comunicare, no? E sì, a quello che diceva poi Filippa. Noi nel quotidiano che dobbiamo imparare a chiudere l'acqua, a spegnere la luce, a non disperdere ricchezza, soldi che servono poi per il pianeta, anche se poi ti capita, che a me è capitato un po' di tempo fa che sono tornato a casa e volevo guardarmi una cosa in televisione, sarei lì, poi insomma è saltata la luce, sono andato nella disperazione, non ho saputo reagire in maniera sana, no? Non avevi le candele a casa? No, ero arrabbiatissimo perché mi mancava tutta quella... Sei single? Sì. Che devo fare? Se non eri single, vedo. Con due candele avevi. Va bene, due piccioni con. No, un'altra cosa. Non ma lo so. Comunque, per non sprecare, si può puntare sul riciclo. Perché sapete, perché per produrre una semplice maglia di t-shirt ci vogliono 500 litri d'acqua. 500 litri? Sì, sì. Cioè 500 bottiglie d'acqua, esatto. Per fare una magliettina. Adesso vi faccio vedere che il riciclo può essere, ovviamente è ecologico, è utile, ma può essere anche molto molto bello. Vediamo. Certo, 500 litri d'acqua. Queste erano delle ante, di finestra basiche, però secondo me sempre con dei segni meravigliosi, sia davanti che dietro. Guarda che incendio che c'è qui dentro. Questo è ferro, credo. Queste qui sono le mie grondaie. Sono ossidate in 20 anni, 30 anni, dal sole, dal vento, dagli agenti chimici, dallo smog. E secondo me sono delle opere d'arte della natura. Lavoro il legno, il ferro, il rame, perché? Perché quando li ho incontrati o sulle spiagge, i legni, o sui cantieri, sempre legni e ferro, o sui tetti, il rame, l'espressione che ho avuto ogni volta è stata di dire che bellezza. Questa è la mia collezione di legni di spiaggia. Io sono livornese, vengo dal mare, ho aperto 15 anni fa il laboratorio e penso che il laboratorio parli fondamentalmente della nostalgia incredibile che ho del mare. Un materiale che comunque era stato smontato, prossimo a essere smaltito, quindi materiale negletto, di rifiuto, che sembra che abbia finito il suo percorso, in realtà invece è ancora portatore di una bellezza straordinaria, di una vita straordinaria, e nel momento in cui ha la possibilità di ripartire per una seconda chance, la soddisfazione che ne ritorna a me è una gioia incredibile. Il materiale di recupero non solo è giusto, ma io lo approccio fondamentalmente perché è bello. Quando ho visto questo pezzo qui mi è partita subito l'emozione, l'eccitazione di volerlo vedere finito su un mobile, e la sorpresa poi me l'ha data, perché comunque tutta questa parte che era quella rovinata in realtà poi si è trasformata in un albero della vita, in un impulso, in un fulmine, in una scossa elettrica. Allora,
parlare del riciclo creativo. Tu cosa ricicli? Hai mai riciclato la musica? E poi vorrei ovviamente sapere come mai hai deciso di sposare l'iniziativa di Greenpeace e diventare così responsabile? Beh, il riciclo mi piace molto, poi se è artistico, per esempio anche nell'arte e nelle installazioni va tanto adesso, e nella musica riciclando, che a volte anche un po' rubacchiando, sì, qualcosa, però con classe, con stile, e comunque è buono perché da un qualcosa che è già usato nasce una cosa che davvero è del tutto nuova, anzi può creare un percorso altrettanto lungo, a volte anche più significativo. E all'interno di questo percorso musicale c'è poi un percorso umano, quindi uno comincia a fare musica che sta sui banchi di scuola, cresce come musicista e come persona, e credo sia più giusto, onesto nei confronti di se stessi e del pubblico non fermarsi a quel momento in cui si è cominciato, ma continuare a evolversi grazie con la musica. E quindi l'ho fatto soprattutto nei testi, e volendo raccontare quello che è il paese che vivo io, ragazzi più giovani, la mia generazione, quelli più grandi. E di conseguenza il suono si è fatto un po' più duro, un po' più cupo anche il testo, perché un conto erano gli anni 90, dove c'era ancora un po' di speranza, un po' di colore gettato così sullo sfondo, e invece adesso trovo che sia tutto un po' più grigio, però non lo faccio piangendomi addosso, ma invece in maniera costruttiva, cioè magari urlando le cose che non mi piacciono e che non mi stanno bene, sotto vari punti di vista, compreso il tema ambientale, che è uno dei temi più importanti che ci riguarda. E forse grazie anche a questo impegno con Greenpeace sono nate alcune iniziative interessanti che poi a livello umano mi hanno dato tanto. E poi sono quasi tutti volontari, per cui lo fanno assolutamente a titolo gratuito, perché ci credono fortemente. Quindi, cioè, ti arriva questa energia, per cui te, che sei già interessato, hai voglia di dimostrare che anche te vuoi dare, certo, tanto. Per cui divulgare ancora sì, di più il messaggio. Sì. La musica è responsabilità, specialmente poi quando si arriva ai giovani, no? Come nel tuo caso, dal successo, dall'esplosione di qualche tempo fa a oggi, che i giovani continuano ad incontrarti, ad ascoltarti, a seguirti. Come si vive la responsabilità della musica? Come si sente? Beh, guarda, io facendola, sì, sicuramente la senti, però la cosa migliore è poi alla fine appunto creare, quindi mettersi lì, e ogni volta che fai una rima, pensi a una parola, avere già davanti a te comunque il pubblico che l'ascolterà. E poi insomma girare per le strade, nelle case con la propria musica è una cosa, e poi con cioè tu giri con una scritta, no? Io non me ne frego, beh, per esempio, questa sì, mi sembra anche, beh, anche è bella, altri, no? Ma anche il tuo lavoro, Odio gli indifferenti, per cui sono messaggi importanti che arrivano. Ma senti poi che viene accolto anche il tuo messaggio dai giovani? Perché molti, i giovani, cioè non è vero, nel senso ci sono alcuni giovani disinteressati e molti altri, devo dire, secondo me la maggior parte, che sono invece molto interessati e credo che possono cambiare tante cose. E se uno nel suo piccolo può incentivare, certo, accelerare queste dinamiche, credo che sia un dovere e un diritto farlo. Io lo faccio con la musica. Anche noi odiamo gli indifferenti. Filippa? Sì, vede i nostri barattoli qua. Allora abbiamo l'acqua, l'aria, l'hai riempito tu? L'aria, sì. Il fuoco e la terra, i quattro elementi del nostro pianeta. L'abbiamo messo lì per dare qualche dato allarmante. Per esempio che la nostra aria è una dei più inquinati d'Europa, i nostri acquedotti disperdono 30% del loro carico, poi abbiamo il nostro suolo e la terra che è spesso inquinato dai materiali tossici, e poi gli incendi che si aumentano sempre di più del 30%, mi sembra. Quale di questi dati secondo te è più, rimane più a bocca aperta, per te è troppo difficile mandare giù? Di fronte a quale di questi dati dici That's Italia, per esempio? Guarda, sicuramente tutti, però in particolare quello che riguarda la terra e quello che riguarda il fuoco, perché in entrambi i casi spesso nascono da un autolesionismo. Mi riferisco in particolare alla terra, no? Per esempio c'è il problema della Campania, e spesso si vede che sono poi delle associazioni criminali enormi come la Camorra che usano il loro proprio territorio per nascondere rifiuti tossici,
quindi dove apparentemente nella loro mente criminale c'è comunque un guadagno, un business, no? Ma senza, però molto miope, perché poi non vedono che subito dopo loro stessi, i figli, i nipoti, le generazioni che verranno nella loro terra dove sono nati e da cui provengono, di quella terra non resterà più nulla, anzi sarà motivo di dolore, malattia, sofferenza, tumori. Quindi mi sembra una cosa assolutamente folle, cioè priva di ogni senso, compreso quello criminale, non so come dire, per quanto assurdo, ma non è una logica di pensare soltanto al guadagno, a se stessi. Sì, ma per quanto tempo? Per 10 anni? L'hai spiegato benissimo. Quello mi sembra proprio perverso. Pubblicità, ci vediamo subito dopo. Bentornati ad Azi Italia, siamo con il Piot, con Pino e parliamo di ecologia. A questo punto della nostra trasmissione vogliamo fare un piccolo esperimento, credo che non sia mai stato fatto in televisione prima. Vogliamo togliere queste luci che consumano tantissima energia, spegnerli e rimanere soltanto con le lampadine a basso consumo. Quello che dovremmo fare a casa tutti, insomma. Sì, no, sì, certo. Vediamo. Non per tanto, un minuto, ci proviamo. Beh, un minuto, no? Sì, per avvicinarci ci ha una trasmissione a impatto zero. Perfetto, proviamo. Facciamolo. 3, 2, 1, via. Bum. Beh, che dici? Come stiamo? Si può fare lo stesso? Mi sembra meglio pure. Ah, vedi? Vedi, a Tommaso sembra meglio, a te? Sono rimaste qualche lampadina. Appunto, noi italiani siamo sporcaccioni o no, secondo te, alla fine? Insomma, dopo tutto, ci riempiamo di informazioni, noi proviamo a fare, ma alla fine siamo un poco sporcaccioni o no? Guarda, stiamo migliorando, voglio essere costruttivo e ottimista. È vero che c'è un po' la tendenza a scaricare, no, non è che io non lo faccio, perché deve cominciare prima lui, e poi di fatto non comincia nessuno, poi lui può essere il vicino di casa, il parente oppure appunto lo Stato, perché dice no, però non mettono i secchioni ogni tot metri, quindi la butto qua. Sì, c'è anche una pigrizia, io abito in centro storico a Roma, Roma non è assolutamente abituata, non ancora capace di fare uno smaltimento vero, sano, della differenziata, per cui sono delle persone che buttano in mezzo alla strada i sacchetti nel vicolo per non fare 10 metri e andare con la plastica o con la carta, sì. Questo è terribile. Questo è terribile. È tornata già la luce. Ecco, ma poi anche per complicare ulteriormente la cosa c'è l'informazione sull'ecologia. Poco tempo fa Independent, il giornale inglese, ha pubblicato un sondaggio, insomma, un articolo sui falsi miti sull'ecologia. Per esempio hanno detto che dobbiamo abbattere tutti gli alberi secolari perché loro non assorbono più il CO2. E dobbiamo quindi piantare alberi giovani. E poi c'è tutta la disinformazione, tutte le cose sul riscaldamento globale. Come no? Secondo te questa informazione così confusionale è voluta o è un caso? Guarda, devo dire che la rete, come tutte le cose, nel male dà il suo contributo, cioè le notizie girano e viaggiano molto velocemente, spesso poi non si ha il tempo, a volte la voglia, no, nel ripostare, di dare però anche una controllatina. E quindi devo dire che è un voluto che nasce così spontaneo dalla voglia di troppa partecipazione a volte. Ah, sono contro questa cosa anche io, però magari prenditi un paio di minuti per andare poi su alcuni siti seri, come può essere appunto quello di Greenpeace, e verificare alcune informazioni che hai, perché i dati scientifici qua sono fondamentali, e per quanto siano a volte molto elaborati, sono motivo di discussione. Per esempio Greenpeace, per quanto riguarda il carbone, alcuni dati elaborati con Stoccarda che sono invece messi, diciamo così, in discussione dall'Enel per alcune iniziative che l'Enel sta facendo sul territorio italiano. Odio gli indifferenti, questo è il titolo dell'ultimo lavoro di Tommaso Piotta. Io ti ascolto alla radio Città Futura, troppo. Grazie. Avanti è il titolo. La radio, ecco, alla radio per esempio non servono tutte ste luci. Vedi, già la radio, no? Grazie Tommaso, grazie davvero. Grazie per l'invito e a presto. Grazie. Qui da noi. Buona grazie musica. Ciao. Senti, adesso parliamo di green. Sai, green è diventato comunque un marchio green. Se compro green vuol dire green, che sono più... verde, no? Verde. Sì, verde, però sai, il marchio spesso stampato green. Si parla di green economy, si parla di abbigliamento green, uno stile di vita. Tu ti senti più responsabile se nel negozio prendi quello marchiato green, no? Ma non pensiamo che magari dietro la campagna per promuovere questo prodotto c'è un enorme spreco, no? Vero? E allora abbiamo incontrato un esperto del marketing che ha inventato delle campagne per promuovere i prodotti ecologici a impatto zero. Ah. Finalmente. Andiamo.
là. E spegnete le luci, non servono adesso, perché tanto andiamo fuori con le telecamere, per cui qui buio. Mi illumini tu. Risparmiamo. Ti illumini io, risparmiamo. Buio, via ste luci. Bra. Lorenzo, ho 30 anni e vengo da Rimini, storica terra di matti e personaggi stravaganti. Mi sono trasferito qua a Milano da 5 mesi per portare la mia idea di comunicazione sostenibile. Come li vuoi fare allora? Si potrebbe fare un maxi graffito come quello fatto per la Commissione Europea. Secondo me anche come tipo di superficie assomiglia alla nostra location. Ci può stare, va bene. Ok. Hai deciso dove andare allora? Secondo me Parco Sempione va bene. Dove? Zona Largo Cinque Alpini. Il nostro è un nuovo modo di fare comunicazione che sfrutta la polizia per lasciare messaggi. La nostra mission è quella di portare concetti come la sostenibilità, il risparmio di risorse e il riciclo anche nel mondo dell'advertising. Una delle tecniche che usiamo si chiama reverse graffiti e prende spunto praticamente dal mondo della street art e sfrutta un getto d'acqua piovana e degli stencil in ferro o alluminio. Gli stencil vengono posizionati in terra e il getto d'acqua ripulisce lo sporco della superficie dando vita al messaggio per il contrasto, appunto, sporco pulito. Questa tecnica è impatto zero perché non serve né inchiostro né carta, non produce rifiuti perché ogni template che viene utilizzato viene riciclato al termine della campagna e oltre a questo abbiamo attuato un progetto di compensazione attraverso la nostra fondazione Greenets Blue che per ogni messaggio realizzato dona 5 centesimi a dei progetti sparsi per il mondo di purificazione e riciclo dell'acqua. L'agenzia vuole importare all'interno del mondo della comunicazione il concetto di sostenibilità. Facciamo parte di un network internazionale che ha base in Olanda ad Amsterdam ed è sviluppato in molti paesi europei, dalla Germania alla Spagna ed arriva fino alla Corea e Israele. È una tecnica di forte impatto perché è sorprendente come dimostri alle persone quanto smog si depositi sulle superfici e quindi quanto smog sia presente nelle nostre città. Bravi, mi piace, interessante, paradossale, ma mi piace. Perché paradossale? Beh, perché quando pensi ai graffiti pensi immediatamente a persone che non producono arte ma che imbrattano, sporcano la città, anche se io non sono assolutamente d'accordo con questo pensiero, ci sono dei graffiti bellissimi, ma in questo caso il paradosso è che i graffitari, puliscono sì, la città, bello. La provocazione è proprio questa, che il graffito sparirà quando il muro sarà di nuovo sporco, una specie di termometro dell'inquinamento. Ma poi il paradosso è proprio questo, perché il paese del sole punta sul carbone e allora i muri si anneriscono. Il paese del sole è davvero strano, questo nostro paese, il 60% degli italiani crede nella green economy, crede in un'energia pulita, alternativa e la mette al primo posto come possibile per superare la crisi. Bello, no? Crisi? Quale crisi? Non ne hai sentito mai parlare? No. Da quanto sei in Italia? È un po' che manchi dall'Italia. Crisi. Senti cosa ci ha detto in proposito Paola Maugeri, la storica VJ, ma anche una persona che vive a impatto zero. Ah, sono curiosissimo, voglio leggere il suo libro, La mia vita a impatto zero. Sì. Mi piace, lei prego. È simpatica. Paola lo leggo. Paola Maugeri. Eccola, carina. Ciao, sono Paola Maugeri e oggi vorrei offrirvi il mio punto di vista. Si parla tanto di crisi, questo paese è in crisi, c'è crisi dappertutto. Ebbene, io penso che la crisi in realtà non esiste. L'unica crisi di cui dobbiamo temere è la nostra incapacità di affrontarla, come diceva Albert Einstein. E penso anche che in giapponese crisi si scriva con due ideogrammi, uno significa pericolo, ma l'altro significa opportunità. Io penso soltanto che la crisi fondamentalmente sia una grandissima possibilità di rivedere la nostra vita e di permettere a delle
dell'energia, delle risorse che abbiamo totalmente sopite di venire fuori. Per un anno ho vissuto a impatto zero, per un anno ho ridotto totalmente i miei consumi, cosa che continuo a fare ancora oggi, e mi sono resa conto di quanto spreco ci sia nelle nostre vite, di quante cose inutili compriamo nelle nostre vite. Noi siamo il 20% della popolazione che sfrutta l'80% delle risorse, e se tutti continuiamo a consumare così sarebbero necessari 5 pianeti Terra per le risorse e 5 per i rifiuti. Se invece noi diventiamo più che dei consumatori, realtà di donne e uomini adulti nel 2012, ma diventiamo invece dei consumatori e impariamo a scegliere le cose che compriamo, noi possiamo fare una grandissima differenza. Quella che noi chiamiamo crisi oggi, i nostri genitori 40 anni fa l'avrebbero chiamato lusso. E allora credo che bisogna assolutamente promuovere una sorta di ecologia per l'anima, imparare a consumare in modo più consapevole affinché ci possa essere una redistribuzione più equa delle risorse. Bentornati a Daz Italia. Allora continua il nostro viaggio green, fatto di speranze e di esempi virtuosi. Sono molto felice di annunciare, caro Pino, che il giornalista straniero che sta per raggiungerci viene dalla Scandinavia. No, un altro svedese, cioè mi mettete in mezzo, svedese tu, svedese lui. Non è svedese, do un indizio, viene da una città così pulita che lì si fa il bagno nel porto. Beh, non mi sembra un grande indizio, Filippa, dalle vostre parti ti può immergere in qualsiasi porto, laghi meravigliosi, acque stupende. A Stoccolma si pesca anche il salmone in città. Allora ti dico la sirenetta. No, Hans Christian Andersen, Copenaghen, che meraviglia, bellissima. Esatto, è danese, Jesper Stormgaard Jensen, che sta per raggiungerci, e lui racconta l'Italia attraverso le pagine di varie testate internazionali, tra cui Weekend Avisen. E quindi, però, prima di incontrarlo, sentiamo cosa pensano veramente i danesi di noi, dell'Italia. Paura, sentiamo, faccio il caffè. What's Italia? Caffè. Siate buoni, danesi. Jeg upplever, at italienerne har mindre fælles ansvar for de fælles goder i samfundet. Lige umiddelbart er det, der springer på lystavlen, bilås. Det værste, italienerne gør ved miljøet, vil jeg tro, er luftforurening fra biler, fra fabrikker. Jeg synes, at italienerne, de har for mange biler. Jeg tror, det værste problem, måske, de har i virkeligheden, det er nok, at de har et problem med affald, som er kæmpe, kæmpe, kæmpe stort. Jeg synes, at der ligger for meget affald rundt omkring. Det værste, italienerne gør ved miljøet, er måske at smide affald i naturen. Jeg synes, det er måden, I kommer af med affald på, at det er for skødesløst. Helt finde ud af, hvordan de skal komme af med det, fordi at de ikke kan finde ud af, om det er bedre at brænde det af, eller bare have lossepladser. Jeg synes for eksempel, at der ligger rigtig meget affald på stranden her. I smider det ned af vejskroninger, og I sorterer det ikke. Hvad italienerne ikke har, er måske muligheden for at handle miljøvenligt, som for eksempel at handle økologisk. Det er svært at finde nogen, der kan... En politisk leder, der ligesom kan føre dem i en retning. Jeg tror, man gør sig anstrengelser for det, men der er lang vej endnu. Jeg tror gerne, de vil, men jeg tror ikke, at det er så nemt i så stort et land. Allora, hai sentito cosa hanno detto? Che gli italiani hanno troppe macchine, usano troppo la macchina. E questa è quella del caffè, questa fa lasciatecela. La macchina usare, del caffè va benissimo. Oh. Ma chiediamo se è d'accordo con i danesi che abbiamo sentito, Jesper Stormgaard Jensen. Benvenuto a Daz Italia. Grazie. Hai sentito un po' quello che hanno detto? Allora, sei più o meno d'accordo? Sì, diciamo che sono ovviamente d'accordo su alcune cose, la sporcizia. Purtroppo si nota, si potrebbe evitare. Sì, e stiamo cercando, insomma stiamo parlando di questo con Filippa, certo io in mezzo a voi che siete esempi luminosissimi rispetto a questo, ma le vostre lingue, sì, vi capite? Ja, lite. Vi verstehen. Ja, ecco. Continuate a parlare così mi sento insomma rasserenata. Insomma avevano ragione i danesi, dobbiamo imparare, possiamo imparare molto da voi. Come siamo messi noi italiani dal suo osservatorio? Lei peraltro è giornalista, fotoreporter. Ma diciamo che io devo dire che come in praticamente tutti i paesi ci sia
ci sono sia storie buone e storie meno buone. Anche a Roma, voglio dire, in Italia ci sono sicuramente storie da raccontare. Cioè, per esempio, io mi ricordo un anno fa quando hanno iniziato a fare questa raccolta dei rifiuti organici. Io ero, lo ammetto, molto scettico e ho detto a mia moglie non andrà mai, invece va alla grande. Ogni mattina io quando vado a scuola con i miei figli vedo tutti questi piccoli robottini sì. che portano il loro sacchetto. Ma lei è sicuro di abitare a Roma? Sicurissimo. E quindi questa è se vogliamo sfatare questo mito di Italia cattiva, il nord certo, buono, certo. Perché ci sono anche queste storie. Certo. Sì. Certo. Senti Jesper, io ho visto che in Danimarca stanno costruendo una mega pista da sci, ho qui la foto, per far evitare gli spostamenti dei danesi sulle Alpi, quindi così eviti anche le emissioni delle macchine di CO2. Ma non lo so, secondo te è così? Mi sembra anche un po' anti-ecologico questa costruzione, tutto fatto di sì, cemento. Forse perché i danesi hanno segreti sogni olimpici, non lo so. No, io credo che dietro a un progetto così faraonico ovviamente c'è anche un piccolo desiderio di avere un profitto. Business. E poi bisogna anche dire che produrre così tanta neve artificiale richiede acqua, richiede energia, quindi il discorso forse è un pochino più ampio. Quindi bocciato. Okay. Bocciato. Non è Filippa grippa. Da tante settimane, da mesi, continua a insistere su di me e di riflesso sugli italiani di praticare la bicicletta, di pedalare, di andare in bicicletta. Noi andiamo pochissimo in bicicletta, non riusciamo a scendere dalla macchina, voi invece andate in bicicletta e gli esempi arrivano anche dai ministri, no? Dell'attuale governo, girano per le città in bicicletta, da noi qualcuno ci prova ma non possiamo parlare di politica. Che dobbiamo fare? Come potete convincerci insomma, di scendere dalla macchina, chiuderla e salire in bicicletta? Sì, diciamo che sicuramente gli italiani sono un pochino comodi per quanto riguarda la macchina. Mentre in Danimarca bisogna anche ricordarsi che c'è un sistema di piste ciclabili molto molto esteso. Io a Roma vado solo in bicicletta dove c'è la pista, perché andare in traffico è troppo pericoloso, come sappiamo. Sì, è pericoloso per i polmoni, ma è pericoloso anche per proprio si rischia di essere investiti. Certo. Per polmoni è un altro mito da sfatare. Quindi si può andare? Sì, assolutamente. Comunque ovviamente questi bisogna cambiare la mentalità e questo non si fa da un anno a un altro, ci vuole tempo comunque. E comunque qualche bicicletta inizia sì, assolutamente. A vedersi. No, domenica si va alla grande. Sì, quindi, stupendo. Sì. Io ogni tanto vedo una pista ciclabile e io la devo percorrere solo per l'emozione di fare una pista ciclabile, anche se in realtà devo andare dall'altra parte. Dico in macchina, no? Ma che in macchina? In bicicletta, ovviamente. Quindi se vedete una bionda sulla ciclabile, è lei. Lei in Italia da 15 anni, è venuto qui per lavorare in ambasciata, poi si è dedicato alla sua passione, che è quella del giornalismo e della fotografia. Di fronte a cosa dice That's Italia? Questa è l'Italia? Insomma, adesso lei la conosce un po'. Sì, ma io diciamo nel corso di questi anni ho avuto molte piccole storie curiose, simpatiche. Per esempio una volta che sono stato a Napoli per fare un servizio, ho fatto un'intervista con un ex giocatore del Napoli, quando c'era Maradona, che mi raccontava un pochino il rapporto fra Maradona e la città di Napoli. E lui mi ha fatto caricare nella sua macchina perché doveva fare delle cose in giro per Napoli. E quindi questa è stata un'intervista on the road, molto divertente e molto simpatica, la prima che ho fatto in macchina. Bene. Bellissimo. Grazie mille Jesper. E per salutarti ovviamente non possiamo non far vedere un filmato delle biciclette di Copenaghen. Grazie davvero. Grazie a voi. Grazie. Ma e il tuo cervello dove è fuggito? Il mio cervello. Ecco le biciclette di Copenaghen. Ah, è spiritoso.
Filippa, sono avvilito oggi. Perché? Ma perché sì, davanti a voi così virtuosi, i vostri paesi, le vostre acque, insomma dai. Un po' di così, di imbarazzo nazionale. Ma non è vero, poi non si può eccellere in tutto, no? I danesi sono bravissimi a curare l'ambiente, ma gli italiani sono molto bravi a fare tante altre cose. Sì, e dimmene una. La pizza, per esempio, no? Filippa, ti prego, no! Ma no, non è vero, perché i pizzaioli italiani vengono pagati a peso d'oro in Svezia, quindi c'è un futuro anche per te. Beh, certo, per cui tutti gli italiani, via tutti a fare le pizze, no, dai. Lo sto dicendo ovviamente perché ci troviamo al nostro tavolo di Strana Italia e io ho trovato una cosa molto curiosa. La pizza più grande del mondo, senza glutine, è stata realizzata durante Arti e Mestieri Expo a Roma, ok? Benissimo. E sai che ha anche un nome? La pizza, certo, pizza. Margherita. No, Ottavia. Ottavia, sì. Pizza italiana. Roma. Ma chi è? Oggi siamo a Roma, siamo stati invitati per misurare la pizza senza glutine più grande del mondo. Io tengo un draio. La bocca rossa come una cerasa. Abbiamo completato ieri notte all'1.57 Ottavia, la pizza gluten free più grande del mondo, che pesa 23.000 kg, 40 metri di diametro. È veramente gigantesca, è una superficie di 1.256 metri quadri. Ah, tu voliva pizza, a pizza, a pizza, capumarola in coppa. Il record al momento appartiene ad un gruppo del Sudafrica che ha realizzato una pizza nel 1990 che misura oltre 1000 metri quadrati, 1098,58 metri quadrati. In 60 giorni abbiamo dovuto creare tutto quello che era l'indotto delle attrezzature, l'assemblaggio, la pizza e quant'altro, la ricetta del prodotto pizza, proprio dell'impasto che ha avuto una durata di shelf life di oltre 48 ore, è stata proprio fatta da loro, ragazzi giovani. La gru innanzitutto ci è servita per arrivare al cuore di Ottavia dopo averla lavorata e chiusi i corridoi, perché abbiamo creato dei corridoi centrali per poter lavorarla, e la gru ci è servita appunto per spargere poi in ultimo la rucola. L'elemento fondamentale per battere il record è costituito dalla superficie del record. Misureremo il diametro della pizza e quindi la sua superficie totale. 40,04 ti torna? 40,178. Il record Pizza Man e Ottavia entrano ufficialmente nel Guinness World. L'abbiamo voluta fare così grande, quindi stabilire un record per dare appunto storia un po' a quello che è il prodotto italiano, e comunque ci sembrava giusto riportare in Italia questo record. Ma tu voliva pizza, a pizza, a pizza, capumarola in coppa, capumarola in coppa. Bella, bellissima, hai ragione Filippa, questa pizza che sembrava quasi una piazza, senza glutine, bella, brava. Buona, brava. Buona, buona. Allora tu cosa ci fai vedere? Io sport, sport, ti stupirò con lo sport. Tu Filippa. Farai sport? Sport, sport. Non ci credo, sarei andato a una gara di lancio di coriandoli. Ma no, anche se il carnevale si avvicina, niente coriandoli, bike polo. Bike polo? Bike polo. Che chic, molto aristocratico, c'era anche il tuo principe Giovanelli. Non l'ho incontrato, il principe aristocratico, sì, ero al centro sociale Leoncavallo di Milano, bike polo, guarda che bella questa cosa, guarda Filippa. La tua Milano. Grazie. Questo è il torneo The Goodfellas organizzato da Milano Bike Polo. E siamo ospitati dai ragazzi del Leoncavallo che ci danno questo spazio, oltre che per questo torneo anche per i nostri allenamenti settimanali. È un torneo internazionale. Il bike polo, quello sul prato, parte alla fine del 1800 come allenamento tattico per il polo a cavallo. Dopo succede che negli anni 90 a Seattle, in America, iniziano a giocare l'hardcore, che è quello che giochiamo noi su asfalto.
La partita dura 10 minuti come tempo massimo, oppure la prima squadra che arriva a 5 punti ha vinto. Lo scopo del gioco è fare gol, non si possono mettere i piedi per terra, è valido mazza contro mazza, vale bici contro bici e vale corpo contro corpo. Non è importante avere un fisico particolarmente prestante, è importante invece essere coordinati, acquisire la coordinazione per controllare la palla e la bicicletta insieme. Molto mi piace bicicolo perché è un sport fisico, strategico, anche in comunità con gli altri giocatori è sempre molto gentilissimo. È un gioco da cardiopalma perché comunque i tempi di gioco, le azioni sono molto veloci. E quindi una persona che non l'ha mai visto sono sicuro che rimanga veramente affascinato nel vedere questo tipo di partita, questo gioco che noi pratichiamo. Vorrei dire che il bike polo è attualmente lo sport in massima ascesa a livello mondiale. Non serve altro che una bici, una mazza, un casco, delle protezioni stupidissime che si possono comprare anche al supermercato e tanta voglia di divertirsi. Yo, check this out, man. Ma hai visto quante cose belle si possono fare con la vecchia cara bicicletta? Sì, tantissime. A me la bicicletta piace soltanto in campagna, primavera, canticchiare, pedalando, andare. Vabbè, è importante carine. Comunque usarla, certo, e mandare questo messaggio, certo, di positività, di ecologia, insomma, di benessere. Bene, dopo le stranezze italiane vedo che tu hai in mano il tablet per le stranezze del mondo. Vogliamo viaggiare nel mondo? Sei pronto, Pino? Prontissimo, Filippa. Ti faccio subito vedere questa foto. Oddio, ma sono nudi in bicicletta. È un'ossessione la tua della bicicletta. Ma perché nudi? Esibizionisti? Chi no, sono? No, è una foto che è stata scattata durante l'ultima edizione di World Naked Bike Day a Madrid, che è una manifestazione che si è tenuta poi in tante altre città del mondo. A Torino, per esempio, durante la giornata mondiale contro l'inquinamento. E perché si sono spogliati? Anche scomodo, nudi, no? Ma è un modo per far vedere quanto siano fragili i ciclisti in mezzo al traffico, no? Va bene, sì, bello andare ti nudi. Ti impressionano perché sono nudi? No, non faccio niente, no. Vuoi però... che ti parlo di vestiti? E parliamo di vestiti. Ma non darmi della fashion victim come ma fai sempre. Ma stai facendo allora tutto da sola, dimmi, prego. Ma tu so che hai dei pregiudizi. Ho dei pregiudizi. Ecco. Ah, sono dei jeans, un accampamento indiano, sì, delle capannine indiane e le fatte di jeans. Sì, sì, sembra un po' un accampamento indiano, come dici tu. Invece è un'installazione per lanciare una nuova linea di jeans anti-smog. Vabbè, la solita trovata pubblicitaria. No. Allora, è questa signora, Helen Story, che è docente di scienza della moda, che ha utilizzato una tecnologia, una nanotecnologia fatta da uno scienziato che ha sviluppato questo tessuto in grado di assorbire l'inquinamento dall'aria, quindi jeans antismog. Beh, considerando che nel mondo ci sono più jeans che persone, più jeans che umani, insomma, mi sembra interessante. Io giuro, non vedo l'ora di comprarli e indossarli subito. Poi te li dovrai togliere per andare in bicicletta, poi te li metterai per assorbire lo smog. Insomma, una vita complicatissima la tua. Direi che è arrivato il momento di salutarci. Ci vediamo settimana prossima, sempre con Daz Italia. www.dazitalia.la7d.it. Vi aspetto numerosi anche in internet. Arriverà in bicicletta. Sì. Sabato prossimo, Filippa. Dai, pedalerai con me. Pedalerò con te. Sì. Va bene. Ciao a tutti. Ciao. Ecco i consigli di Daz Italia per questa settimana. A Sassari fino a domani Big Bang, una vera esplosione di creatività. 25 opere di artisti che riflettono sul tema di un nuovo inizio. Una nuova era in cui le differenze possano coesistere e dialogare tra loro. Il Motorbike Expo fino a domani a Verona, l'evento ormai imperdibile per tutti gli appassionati di motocicletta, che qui potranno curiosare tra le novità proposte dagli oltre 626 marchi espositori italiani e stranieri. Dal 25 al 28 gennaio Bologna diventa centro italiano dell'arte moderna e contemporanea.
con Arte Fiera 2013. L'evento porta nel capoluogo emiliano il meglio del mercato artistico italiano e internazionale. Domani si svolgerà a Viareggio la nona edizione della Puccini Half Marathon, maratona nazionale competitiva di 22 chilometri. Sia la partenza che l'arrivo avranno come sottofondo le immortali note dell'aria Nessun dorma del maestro Puccini. Ciao Filippa. Ciao Pino.